Siamo qua per presentare la nuova squadra, il nuovo consiglio. Siamo qui per presentare oggi il nuovo consiglio dell'Avis di Fano per il prossimo quadriennio fino al 2021. È una squadra molto giovanile, molto rinnovata. Ci sono 8 nuovi inserimenti in questo consiglio, tra cui vedono sicuramente la presenza molto femminile, perché ci sono 7 donne e soprattutto anche oggi, nel momento che la festa delle donne è un valore ancora di più importante per la nostra associazione. E l'aspetto che io reputo ancora più importante è che ci sono 7 nuovi giovani under 40, tra cui poi 5 sono under 30, quindi un inserimento di giovani importantissimo, proprio questo scambio intergenerazionale che si sta avendo nella società, dove la società ha sicuramente degli aspetti difficili. Pensiamo al mondo del lavoro, pensiamo comunque sia al mondo dell'integrazione, dove il sangue sappiamo benissimo che invece non ha discriminazione né di sesso né di religione e né di sangue. Quindi invitiamo sempre di più i donatori presenti a far partecipare alla vita associativa. Pensiamo a tantissimi eventi che l'Avis organizza durante l'anno, al di là delle giornate del Donor Day, che sono tantissime, agli eventi molto partecipati come Color la Vita, la Fiaccolata del donatore, in cui tantissimi donatori partecipano con centinaia se non migliaia di presenze. Quindi crediamo e crediamo che i donatori si presentino alla nostra vita associativa, fatta di valori come tra i più importanti c'è quello della cittadinanza attiva. L'Avis manda sempre un messaggio importante, perché è quello il classico di salvare una vita. Come capitale umano e capitale sociale, è proprio questo il capitale sociale che genera...